Asia. Germania, Monaco anni 20. Una figura si muove lentamente lungo le strade affollate. Passa davanti a gente che passeggia, alle vetrine, alle case antiche. Poi si ferma davanti a una birreria. Sull'insegna, appesa sopra la porta, c'è scritto Bürger Brückeller. La figura scivola all'interno. Adolf Hitler è in piedi su un tavolo di legno. Indossa stivali lucidi ed è circondato da una moltitudine di soldati d'assalto. Stanno tutti sbattendo i boccali di ferro sui tavoli, cantano in tedesco: uccidiamo i maiali! Basta col governo dei traditori! La Germania e i tedeschi! La mano di Hitler sale e scende, assecondando il ritmo. Poi gira bruscamente la testa verso destra e per un lungo momento guarda da quella parte. Alla fine salta giù dal tavolo e si avvicina a un angolo. In quell'angolo siede Ravaschlag, con in mano un grosso boccale, vestito nell'abito tradizionale degli ebrei ortodossi. Incredibilmente, nessuno sembra accorgersi di lui, tranne Hitler, che gli va incontro. Nessuno ti vede o sono diventato schizofrenico? Non possono vedermi. Non possono vederti. È assurdo. Chi sei? Mi chiamo Ravaschlag. E come sei arrivato qui, ebreo? Questo non importa. Puoi essere totalmente sincero con me. Sì, sì, ebreo. Effettivamente devo dirti qualcosa. Non posso spiegarlo con la logica, ma da qualche parte dentro di me, in profondità, nel mio subconscio, io provo un incontenibile odio per quelli della tua razza. Un profondo ribrezzo. Lo so. Sì, ma c'è dell'altro. C'è dell'altro perché ho la sensazione che questo odio non parta da me. Che io sia stato scelto, scolpito e gettato dentro questo inferno. Io, un semplice caporale, all'improvviso vengo incoronato re. Tu riesci a spiegarmelo? I ministri, i cuori dei ministri e dei re sono nelle mani del creatore. È il creatore che ti muove. Odia gli ebrei! Lui ama tutti. È amore assoluto, come potrebbe odiare qualcuno? Questo attributo non esiste in lui ama tutti, e noi, io e te, siamo la stessa cosa per lui. Allora perché io sono così pieno di odio? Perché? Spiegamelo! Spiegami. Spiegami il perché di questa ragione. Magari io, dopo la tua spiegazione, io rinsavirò. E tu avrai salvato milioni di persone. Mettimi alla prova, ebreo. Ti prego. Provaci. Ti supplico. Allora, perché non mi parli? Questa situazione
è che non è a te che dovrai spiegare queste cose. Se non sarai tu, sarà qualcun altro a prendere il tuo posto. Tu non sei libero di decidere. È vero, sei stato scelto, scolpito e gettato dentro questo inferno. Sono un burattino. Lo sei. E io non posso spiegare niente a un burattino. E comunque non devo, tanto non capiresti. Io devo spiegare queste cose ad altre persone. Ma loro non riescono a sentirmi, sono sordi alle mie parole. Loro non vogliono ascoltare, non ascolteranno. Ravashak, frustrato, sbatte il boccale sul tavolo e si mette a fissare il muro. Allora perché sei venuto qui, ebreo? Perché io volevo vedere con i miei occhi ed essere in grado di sentire per poter gridare. Ravashak si alza e cammina verso la porta. Ti lascio andare per questa volta, ma non tornare qui. Si preannunciano tempi duri per gli ebrei. Passano 5 anni e Adolf Hitler sta facendo la sua scalata al potere. Berlino. Ravashlag sta camminando per strada e si dirige verso una folla di soldati delle truppe d'assalto. È stretto in mezzo a loro. Vediamo Hitler che sta facendo un discorso. Poi di colpo si ferma e, sconcertato, gira la testa e guarda dritto davanti a sé Ravashlag, che è in piedi in mezzo alle vocianti truppe d'assalto, abbigliato da ebreo ortodosso. Sembra che ancora una volta nessuno si accorga di lui, tranne Hitler. Il Führer si avvicina velocemente a Ravashlag, lo afferra per mano senza rallentare e lo trascina in una nicchia del muro di un vecchio palazzo. Perché sei venuto qui? Per vedere con i miei occhi e magari provare a fare qualcosa. Ma non puoi fare più niente adesso. La macchina è stata avviata. Dove sei stato per tutto questo tempo? Stavo cercando di prevenire tutto questo e ci sono riuscito, in parte. Ho già con me un piccolo gruppo e io ho un esercito. Stiamo cercando di risvegliare i cuori della gente. Tu ci stai provando. Io ci riesco solo con un discorso. Scrivo molto e penso molto. Il mio libro è come una favola della buonanotte per tutti i tedeschi, perché loro non pensano. Loro agiscono. Lo so, non è facile smettere di essere uno schiavo. Io non ho abbastanza soldi per comprare la carta di cui ho bisogno e ho così tanto da scrivere. Io sono sommerso di soldi, ebreo. Molta gente non mi capisce. Chiunque capisce me. Ed è garantito che ormai io vinca le elezioni. Ormai nessuno può più fermarmi. Ma io ti avevo implorato, ebreo. Lo so. E so che non mi rimane molto tempo. Io devo trovare un modo per risvegliare la gente. Devo supplicarli, impaurirli se serve. Ma devo fare in modo che loro mi ascoltino. A un tratto Hitler gli afferra la mano e lo spinge oltre l'angolo. Si ritrovano in un vicolo dove nessuno può vederli. Hitler tira fuori la pistola dalla fondina e la porge alla Ravashlag. Vuoi fermare ogni cosa in questo momento, ebreo?
generazioni future glorificheranno il tuo nome per sempre. Allora, Ravashla guarda la pistola, poi Hitler. Poveretto, poveretto, tu non hai capito niente, però tu non capisci che non sei niente. Se non ci fossi tu, ci sarebbe qualcun altro a diventare il Führer. La radice del male non è dentro di te. Va bene, molto bene, Breu. Se non vuoi spararmi, benissimo. Addio, Breu. Tu sei uno stupido. O forse semplicemente un ingenuo. O forse nemmeno esisti, perché sei solamente frutto della mia immaginazione. In ogni caso, è ora che tu muoia, Ebreo. Il rumore di uno sparo. Il corpo di Ravashlag scivola lentamente sul selciato. Hitler lo guarda cadere. Gli occhi ormai vacui di Ravashlag sono rivolti verso di lui. Hitler si gira e abbandona velocemente il vicolo. I suoi ufficiali della sicurezza, richiamati dallo sparo, stanno correndo verso di lui. Va tutto bene, mein Führer? Portate via quel cane Ebreo. Buttatelo in qualche fossato. Gli ufficiali scompaiono dietro l'angolo. Hitler cammina rapido verso la piazza, dove le truppe d'assalto lo stanno già acclamando. Ma prima che ci arrivi, i due ufficiali lo raggiungono e lo guardano costernati. È un Ebreo. Non ve ne rendete conto da soli? Abbiamo controllato con attenzione, mein Führer. È di sangue tedesco da almeno 10 generazioni. Cosa? Gunther, nato in Austria dalla famiglia di... Quale Gunther? Il vostro assistente personale, mein Führer. Hitler si gira e corre al vicolo. Si ferma accanto al corpo che giace esattamente dove è caduto Ravashlag, ma invece di Ravashlag vediamo il cadavere di un ufficiale tedesco. I suoi occhi opachi sono fissi su Hitler. Gunther. Ma è impossibile. Non può essere! Adolf Hitler salì al potere.